Progettare una scuola nuova è la proposta presentata dalla casa editrice La Tecnica della Scuola da oltre 70 anni al fianco dei docenti e dei dirigenti di tutto il territorio nazionale per offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado indicazioni, spunti, suggerimenti per un cambiamento radicale della gestione organizzativa e didattica dovuto all'emergere dei nuovi bisogni causati dalla pandemia da Covid-19. Il progetto, fruibile gratuitamente su una piattaforma dedicata della Tecnica della Scuola, affronta in maniera sistematica tutti i principali temi e le problematiche che da sempre caratterizzano il mondo della scuola, ma in maniera assolutamente innovativa, alla luce dei bisogni emersi dall'esperienza del lockdown. Progettare una scuola nuova è una proposta utile per un supporto ai dirigenti scolastici impegnati nell'elaborazione del piano scuola 2020-21, nella rimodulazione del tempo scuola anche in funzione della necessaria inclusività e ancora è utile per la revisione del piano triennale dell'offerta formativa, del regolamento d'istituto, del patto educativo di corresponsabilità. È inoltre utile nella ristrutturazione della fisionomia delle classi e degli ambienti di apprendimento, nell'organizzazione didattica in presenza e a distanza. Progettare una scuola nuova è una proposta immediatamente spendibile nella quotidiana attività di istituto. Ma questo progetto è utile anche ai docenti che sono alle prese con l'elaborazione di una programmazione di classe che prevede forme e modalità inedite, con il nuovo curriculum dell'insegnamento trasversale di educazione civica. È importante anche per la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento secondo le nuove esigenze di distanziamento fisico. È importante anche per l'organizzazione delle nuove modalità della didattica digitale integrata che presuppone competenze digitali avanzate, ma anche e soprattutto un differente approccio educativo didattico. Ma è valido anche per aiutare i docenti a stabilire i criteri di valutazione delle conoscenze utili per la certificazione delle competenze. La proposta formativa è stata realizzata da dirigenti e docenti da anni impegnati nella scuola e nella formazione iniziale in servizio ed è articolata in 10 sezioni autonome, ciascuna con una tematica specifica, in modo da consentire una libera scelta a seconda delle esigenze individuali. Il progetto consiste in una serie di video lezioni e in materiali scelti ad hoc per un totale di circa 100 ore ed sarà implementato nel corso di quest'anno scolastico anche sulla base dei suggerimenti che arriveranno e sulla base anche di nuove esigenze che potrebbero emergere. In definitiva, perché condividere questa proposta formativa? Perché offre un quadro chiaro e ampio di una scuola del tutto nuova rispetto a quella del passato e nello stesso tempo dà indicazioni sul cammino da seguire per esserci dentro da professionisti consapevoli e competenti.